Buongiorno a tutti cari amici del canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi è sabato pomeriggio e sono in Comelico Superiore. Il posto, guardate che meraviglia, abbiamo Padola alle mie spalle e in quella direzione l'abitato di Dosoledo. Oggi vi porto con me in un posto magico che è il Sentiero delle Maschere, che parte da Dosoledo e va verso Casamazzagno. Seguitemi fino alla fine perché ne varrà sicuramente la pena. Vedremo tantissime sculture in legno molto ben realizzate, ma soprattutto dei panorami mozzafiato. Partiamo da queste chicche, guardate come sono sapientemente realizzati questi bassorilievi che vanno a ritrarre un'orchestra. Abbiamo un violino, una fisarmonica e un violoncello. Davanti a me abbiamo l'abitato di Dosoledo, molto bello, guardate, visto dall'alto. In lontananza abbiamo il Crissing e tutte le montagne del Comelico. E sulla destra l'abitato di Padola, Comelico Superiore, Dolomiti, UNESCO. Guardate che bello, lì abbiamo la chiesa, le piste da sci e in cima lì c'è il Monte Jarnola con i Tre Picchi e tutte le altre montagne. Il sentiero è molto bello, è assolutamente percorribile da chiunque. È molto ben tenuto e, tranne per una piccola salita iniziale, si sviluppa in senso longitudinale con una possibilità di avere un panorama sulla sinistra che è veramente incredibile. Siamo nel mese di aprile del 2024, ormai la neve se n'è andata, guardate dietro di me, prato puro, bellissimo, c'è già un bel colore verde acceso che va a significare l'arrivo della primavera. Questo sentiero, ormai noto come il sentiero delle maschere, ovvero il sentiero delle maschere, è caratterizzato dalla presenza di numerosissime maschere, tipo queste, guardate, che si aprono all'osservatore mentre fa la passeggiata. Vedete? Sono arrivato da lì, ho fatto questa strada e lungo la strada abbiamo delle maschere sotto un bellissimo abete, ma il sentiero continua e abbiamo tantissimi luoghi dove possiamo anche fermarci per fare una pausa. Guardate ad esempio questa panchina dove si trova, allora vi faccio vedere, uno che si siede qua, guardate che panorama che può ammirare, fantastico. Continuiamo, c'è ancora un po' di salita e poi inizierà il divertimento allo stato puro. Guardate Padola, che bella. Qui siamo in Comelico Superiore, in provincia di Belluno, e è un comune che lambisce l'Austria, siamo al confine con l'Austria, appena qua dietro c'è il confine. Zona molto bella, molto conosciuta e assolutamente da visitare. Bellissimi questi fienili, guardate, abbiamo una bella maschera attaccata sulla facciata di questo fienile. Guardate questa panchina, è incredibile. Se non si sta attenti si rischia di perdere qualche dettaglio veramente fenomenale. Guardate queste maschere che fanno da piede alla panchina di questa, ubicata in questa bellissima casetta rurale. Fienile fantastico, guardate che belle costruzioni, veramente in tipico stile. E guardate anche questo, oserei definirlo un totem. Guardate quante maschere, fantastico. Qui si vede che c'è la mano di un artista, veramente bravi. Tra l'altro è anche molto alta, stimo sia alta un 3,5 metri. E qua ci sono proprio le maschere con il matafino o la matafera, questo non lo so, alla sua sommità. Guardate che bello, anche qui fantastico. Guardate questa realizzazione con tutti i colori tipici proprio del carnevale di Dosoledo, del Comelico Superiore. Guardate, fantastico, che realizzazione. Abbiamo dei colori veramente molto accesi che si appoggiano sul legno rendendo
il legno vivo e lucente, fantastico. Bella questa gita, venitela a fare perché assolutamente merita, guardate. Ora mi trovo davanti ad un bivio, se vado a sinistra vado in direzione della spina e quindi del Col Quaternà, mentre se vado sulla destra vado nella zona di Casa Mazzagno. Comunque qua c'è anche una bellissima maschera che ci racconta dove si può andare, a sinistra gli Mascri, a destra i Bacani, guardate, fantastico. Questo sentiero dei Mascri ormai compie 20 anni, è stato inaugurato nel 2003 e ogni anno segnala la presenza di numerosissimi visitatori perché è veramente molto interessante. La cosa bella è che spesso le maschere ti saltano fuori così all'improvviso, nel senso che se non stai attento a volte neanche le vedi. È un po' il bello di questo percorso, che è un percorso magico, molto intimo, bello da effettuarsi in un pomeriggio assolato come quello di oggi, con calma, assaporando i profumi e i suoni della natura. Prima al bivio ho preso la direzione verso destra per andare in direzione di Casa Mazzagno. A sinistra avrei continuato nell'altro percorso, ma vi porterò in un prossimo video anche quella zona molto interessante. Qui abbiamo un restrello per raccogliere il fieno, un lavoratore con il cappello, abbiamo un martello, un chiodo e lo sgabello. Guardate che bella questa realizzazione. Molto particolare, curata nei più minimi dettagli. Guardate anche l'espressione del volto. Questo percorso sulla destra è quello dei Bacani, è il percorso che va un po' a raccontare attraverso delle sculture realizzate sempre in legno quello che era il modo di vivere in queste valli, quindi le arti, i mestieri, le usanze della popolazione. E le sculture che abbiamo trovato fino adesso dalle maschere si sono convertite proprio in queste figure di persone che lavorano e che vivono nel territorio. Quindi sulla parte sinistra avremo visitato tante maschere diverse, nella parte che facciamo adesso invece arti, mestieri, professioni e modi di vivere. È una delle prime giornate calde, è arrivato l'anticiclone dopo aver fatto un paio di settimane di tempo molto brutto e anche freddo. Finalmente è arrivato il sole, in questo momento ci sono circa una ventina di gradi e siamo all'incirca 1220-1230 metri sopra il livello del mare. Provincia di Belluno che confina a nord con l'Austria, a destra con il Friuli e a sinistra con il Trentino Alto Adige. Non so se riuscite a sentire gli uccellini che ci accompagnano durante questa bellissima passeggiata, ma ora vi faccio vedere questo bellissimo lavoro, questa opera d'arte, oserei definirla, perché abbiamo un signore con la barba che con la falce sta tagliando il prato, guardate che bello. Qui la vegetazione è caratterizzata dalla presenza di numerosi abeti, ma anche dalla presenza di qualche larice, guardate. Sta iniziando di nuovo a ripopolarsi degli aghi della primavera. Il larice durante l'autunno e l'inverno perde tutti gli aghi e si spoglia di fatto, mentre l'abete resta sempre con una tonalità magari meno accesa di verde, ma resta sempre popolato dei suoi aghi. Guardate in lontananza il Monte Jarnola e questo è il sentiero che ho appena effettuato per arrivare qui. Ora la strada continua, c'è un piccolo tornante, va in quella direzione. Guardate che bella che è questa realizzazione. Qui abbiamo un uomo che sta riflettendo con calma e guarda l'orizzonte con una certa serenità. A me ricorda molto questa realizzazione
l'immagine di quello che oggi a volte si perde, e ovvero la capacità di fermarsi a riflettere, a pensare, a vivere il quotidiano con la serenità che meriterebbe, presi dalla velocità, dalla frenesia, da questa civiltà che ci fa sempre correre e non ci dà mai il tempo di fermarci a pensare. Guardate questa statua, dal mio punto di vista ci racconta questo, la riflessione e la pace, la serenità, bellissima. Questo è veramente un sentiero fenomenale, guardate anche qui. Parlavamo prima della velocità, della frenesia, guardate qui, che meraviglia. Abbiamo un'opera che ci racconta veramente, è quasi struggente dal mio punto di vista, veramente incredibile. Ci sono questi tre personaggi che sono avvolti uno su se stesso, sono veramente incredibili, guardate, bellissima realizzazione, tra l'altro a 360 gradi, vedete, veramente una grande idea. Abbiamo dei volti di donna, volti di uomo che sembrano quasi abbracciarsi uno con l'altro, meraviglioso. La cosa straordinaria di queste opere, letteralmente opere d'arte che vengono realizzate e che si possono trovare in questo percorso meraviglioso, è che si inseriscono in un ambiente che riescono a raccontare l'ambiente stesso. Guardate questa bellissima realizzazione. Abbiamo una donna con questi secchi riempiti d'acqua alla fontana. E qui sulla sinistra cosa abbiamo? Abbiamo, guarda caso, una fontana che ha ricreato lo stesso ambiente, che prende l'acqua da questo ruscello meraviglioso. Quindi cosa posso dire? Anche l'idea di riuscire a contestualizzare quello che l'opera d'arte realizzata racconta e di inserirla nel territorio associandola proprio al mestiere riprodotto sulla stessa scultura, secondo me è una cosa veramente indovinata, e complimenti a chi l'ha pensata, veramente molto bello. Ma guardate qui che scena sapientemente raccontata. Abbiamo lo scalpello che ci racconta di questi due personaggi, un padre e un figlio, che sono andati a fare una giornata di caccia e hanno catturato un camoscio che è adagiato sulle spalle del papà. Guardate anche com'è realizzata nei minimi particolari, guardate anche il binocolo appoggiato sul petto del bambino e il cacciatore che porta sulle sue spalle il camoscio. Non possiamo non notare le espressioni soddisfatte dei volti. Provate a pensare alla capacità dell'artista di riuscire con lo scalpello a trasmettere le emozioni di questi personaggi. Bravissimo, veramente bravissimo. Come potete vedere, la passeggiata è molto bella, facile e adatta un po' a tutti. Veramente un bel pomeriggio all'insegna dell'arte, della natura e del relax allo stato puro. Qua l'unico rumore che si sente è il cinguettio di qualche uccellino che mi fa compagnia durante questa passeggiata. Non poteva mancare il sapiente lavoro del boscaiolo. Qui abbiamo nella parte alta della scultura il bosco che vediamo viene tagliato da questo boscaiolo e che con gli attrezzi del mestiere sta cercando di tirare i tronchi dalla montagna alla valle. Guardate, molto molto interessante. L'arte del boscaiolo è quella che consente a tutti noi di scaldarci e con la lavorazione del legname di realizzare mobili e quant'altro. Insomma, molto, un lavoro molto interessante, molto faticoso e molto ben illustrato e rappresentato dalla scultura che abbiamo appena visto. Come potete vedere, qui il bosco è molto fitto e la presenza è quasi al 100% di abeti, per cui bosco fitto e che riesce anche un po' a proteggere il viandante dai raggi del sole.
Guardate quel che resta qua di un fienile che si è completamente rovesciato e alle sue spalle un altro bellissimo fienile, ma soprattutto il Monte Jarnola, fantastico. Nel mio canale trovate diverse escursioni realizzate al Monte Jarnola che vi invito a visitare e a visionare. Sono molto interessanti perché ho realizzato diversi trekking e nei trekking che ho fatto sono sempre risalito su questo costone qui del Passo Sant'Antonio per poi andare in questa zona qui. Per cui in quei video là potete vedere il Monte Jarnola da vicino e tutto il Comelico dall'alto. Nel mio canale tratto di montagna, trekking e di fotografia in montagna. Se vi interessano questi contenuti, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale e di mettere un like a questo video. Condividetelo, che così la nostra community cresce. E se avete piacere di visionare le fotografie che realizzo durante i miei trekking in alta risoluzione, visitate anche il sito internet andreacostagallery.com, dove trovate tutte le fotografie in alta risoluzione e una breve descrizione delle gite che effettuo. Guardate che bello questo paesaggio. Fenomenale. Tra l'altro, cos'è questa baita qua? Incredibile, veramente situata in una zona meravigliosa, fantastico. Continuiamo con la nostra passeggiata e fra poco arriveremo a Casa Mazzagno, da dove avremo la possibilità, anche da lì, di vedere un altro panorama mozzafiato su tutto il Comelico. Bene, cari amici del canale, con questo spettacolo alle mie spalle vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo sabato prossimo. Il sentiero delle maschere e il sentiero dei mestieri. Siamo ad Osoledo, Comelico Superiore, luogo fantastico. Venitelo a visitare perché merita. Iscrivetevi al canale e a sabato prossimo. Ciao a tutti!